all'avvocato Paolucci. Ci parlerà appunto dei problemi giuridico-amministrativi legati alla prevenzione dello stress. Mi riservo poi di presentare gli altri e do subito la parola all'avvocato. Grazie. Allora, grazie per l'invito. È sempre molto bello essere in mezzo al mondo della scuola. Poi si vede un sacco di amici e quindi è ancora più bello. Ovviamente io non posso che parlare di diritto. Sentite meglio? Bene. Io non posso che parlare di diritto e riprenderò alcune delle norme citate dalla professoressa Guglielmi questa mattina. Che succede? Sentite? Sì. E più che me lo mangio tipo gelato. Facciamo come le signorine, buonasera. Riprenderò alcune delle norme, dicevo, citate dalla professoressa Guglielmi a margine della ricerca di psicologia del lavoro che ha presentato. Cominciamo con un riassunto terminologico. Il riassunto terminologico in realtà poi non è un riassunto completo, perché come vedete questo elenco di parole è un elenco aperto, però sono parole che sono entrate nel lessico delle scuole dopo che essere entrate nel lessico della sicurezza. Rischi psicosociali è una new entry, come appunto ci ricordava la professoressa Guglielmi questa mattina, cioè il concetto di stress lavoro correlato, che si correla al concetto di rischi psicosociali, entra nella normativa a partire dal decreto legislativo 81 del 2008. Ci entra quindi, direi quasi buon ultimo, ci entra in una norma di legge. La professoressa Guglielmi ci ricordava che la letteratura scientifica, quindi quella metagiuridica, però già conosceva ricerche dirette a, non so se proprio stimare pesare, ma comunque ad occuparsi del disagio negli ambienti di lavoro cagionati dall'organizzazione del lavoro, ed è di questo che dobbiamo parlare. Quindi rischi psicosociali e benessere nell'organizzazione fanno parte di quella cornice di tipo scientifico a cui ci ha introdotto la professoressa Guglielmi. Le parole mobbing, bossing, straining, che non compaiono mai nella normativa, compaiono invece tantissimo nelle aule giudiziarie. Allora la domanda che il giurista si fa è: come mai occupiamo tanto tempo dei giudici, degli avvocati, delle persone, perché poi i giudici e gli avvocati decidono su fatti che persone decidono di sottoporre alla loro attenzione tramite appunto l'avvocato. Come mai ci occupiamo tanto di queste cose che non hanno neanche una definizione legislativa? E questa è appunto una domanda che rimane senza risposta, ma a cui però il giudice dà risposta concreta, perché il giudice risponde a domande di persone che ritengono di essere state, di avere subito delle violenze o delle vessazioni nell'ambiente di lavoro, e in conseguenza di questo di aver subito un danno alla salute, e quindi chiedono risarcimento di questo danno. Quindi la magistratura si occupa di questo, si occupa quindi dei decreti che disciplinano la prevenzione, tra le altre cose, la prevenzione ora dai rischi psicosociali, rispetto ai rischi psicosociali, e se ne occupano però con una lente che non ha una disciplina giuridica nelle fonti legislative. Ovviamente sto anticipando aspetti del discorso che verrà. La parola più frequente nelle aule giuridiche, nelle aule giudiziarie, è sicuramente mobbing che comprende il concetto di bossing come violenza perpetrata dal superiore gerarchico, quindi presuppone una relazione comunque di qualcuno che comanda a qualcun altro, mentre la parola mobbing ha una valenza più ampia, perché si considera che anche il collega o l'insieme dei colleghi possa creare una situazione di vessazione nell'ambiente di lavoro, quindi il mobbing ricomprende il bossing, e straining ogni tanto comincia a comparire. Citeremo alcune sentenze nelle quali si intravederà in controluce una certa teoria giuridica, più che non della psicologia del lavoro, secondo il quale il periodo di vessazione del povero lavoratore deve durare almeno un certo periodo. Siccome
come dire, tutti abbiamo bisogno di usare dei metri. Oggi la professoressa Guglielmi ci parlava del punto zero nella stima del rischio, nella stima del danno, quindi tutto sommato il metro distingue poi ciò che è buono da ciò che è cattivo, ciò che è lecito da ciò che è illecito. Quindi tutti abbiamo bisogno di una misura, e allora il giudice è in caccia della misura di questo periodo di reiterazione degli attacchi, ed è comparso qualcuno che ha detto 6 mesi. Per cui 6 mesi è diventato, come dire, il limite tra il lecito e l'illecito. Poi 6 mesi diventavano un po' larghi per situazioni che invece, apparentemente, asseritamente di danno, erano durate di meno. Allora ci siamo inventati lo straining, ok? Quindi entrano nelle aule della giustizia queste etichette, su cui poi il giurista fa un po' fatica a domandarsi: ma hanno una copertura scientifica? Qualcun altro, non il giurista, non l'avvocato, non il giudice, ha detto che è davvero così? Perché come quando si va a parlare di lombosciatalgia, un medico avrà fatto una diagnosi di lombosciatalgia, anche qui uno sente il bisogno di avere un aggancio certificatorio, documentale, valutativo di una professione che è metagiuridica. Ecco. E allora qui inizia tutto il bel dialogo con il giudice. Comunque la Babele terminologica ci porta verso queste parole. Burnout ne abbiamo sentito parlare oggi, non ripeto quello che è già stato detto, ed è una parola che comincia a echeggiare. Ancora però non è entrata nelle aule dei giudici, mi aspetto che succederà, ci entrerà sicuramente. E quindi vedremo come il burnout possa stare ad una, come dire, allegazione di danno da parte di chi si assuma danneggiato nella salute da un comportamento organizzativo, e vedremo come ci si possa difendere sulla base delle norme che abbiamo. Quindi questo era il panorama per dire che abbiamo sentito parlare di tanti nomi, di tanti concetti che sottintendono significati non sempre normati dal legislatore, talvolta però normati da una scienza altra, e che tutti quanti appassionatamente fanno un bel insalatone davanti nelle aule dei giudici. Ovviamente dobbiamo delimitare l'indagine, perché anche solo parlare di mobbing, antesignano della tutela della salute da danno da ambiente lavorativo, se letto il mobbing dal punto di vista giuridico, ci si aprono parecchie vie, parecchie piste d'indagine, da quella penalistica a quella indennitaria gestita dall'INAIL, a quella lavoristica, a quella organizzativa, intendendosi per organizzativo il lavoro che il dirigente deve fare anche applicando le regole dell'organizzazione pubblica, quindi il decreto legislativo 165 del 2001, piuttosto che non il decreto legislativo 150 del 2009, e così via. Quindi la sola parola mobbing ci apre ad una serie di scenari giuridici molto ampi, per cui dovendo parlare di prevenzione, perché questo era il tema del convegno, selezioniamo l'ambito dell'intervento al vedere qual è la posizione della giurisprudenza, cioè del giudice che dà una risposta a fatti accaduti, quindi del giudice che interviene ex post, che interviene quando qualcuno pensa di avere subito un danno, quindi dopo che il sistema di prevenzione evidentemente ha fallito, o dopo che, pur essendo stato impiantato, non ha comunque filtrato, non è stato comunque in grado di impedire che su quella persona quel danno avesse a verificarsi. Dopo che, forse, non è detto che ci sia un nesso causale tra l'ambiente lavorativo e il danno che la persona comunque ha subito, comunque vanta, comunque prova e documenta, e così via. Quindi selezioniamo l'ambito dell'indagine alla risposta che i giudici, intervenendo in un momento dopo, quindi dopo che un danno si è concretizzato, la risposta che i giudici danno a questa domanda di giustizia, che è una domanda civilistica, è una domanda giuslavoristica, ed è la domanda del giudice che interviene dopo, ovviamente è una domanda risarcitoria. Qualcuno chiede di ricostruire con una somma di denaro la perdita, l'asserita perdita di un bene della vita, che nel caso specifico è la salute.
Quindi le cause di cui ci occupiamo sono quelle che si svolgono davanti al giudice del lavoro, davanti alla magistratura del lavoro, nel quale il bene della vita protetto è la salute, la diminuzione della salute, che si assuma essere stata, avere subito un vulnus a causa di una situazione dell'ambiente lavorativo che si assume illecita e o illegittima, vedremo come è possibile unire questi due concetti, e rispetto alla quale il danno, il vulnus alla salute si pone in connessione causale con il comportamento appunto organizzativo, quindi con questa condotta illecita o illegittima, all'interno dell'ambiente lavorativo. Quindi in pratica è un ambiente lavorativo che fa male, o quantomeno ha fatto male alla persona che ricorre al giudice. Quindi questo è il nostro campo di indagine. Il sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, SSL, vedete ci sono un sacco di sigle che girano nella disciplina di settore, questa è la prima ed è la più riassuntiva, è un cammino che viene da lontano, è un cammino che viene da prima dell'ordinamento comunitario, che invece vedremo essere stato l'artefice di una normativa di sistema molto composita, riferita ovviamente a tutti gli stati membri dell'Unione Europea, quindi anche molto ecumenica. Ecco, il nostro DPR sulle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria e contro gli infortuni sulle malattie professionali va comunque citato, perché è una, ci parlerà poi ovviamente molto più approfonditamente degli aspetti che nel DPR sono normati, è un aspetto importante della tutela del lavoratore. In queste disposizioni, nelle disposizioni del DPR, ci sono anche c'è la matrice anche degli attori di quella che poi diventerà la sicurezza del decreto 626 e del decreto 81. Il datore di lavoro comincia ad esistere da dentro, in termini giuridici ovviamente, da dentro questo decreto, e tutta una serie di elaborazioni giurisprudenziali anche sul concetto di datore di lavoro, sul concetto di datore di lavoro rapportato alle organizzazioni superindividuali, rapportato alla pubblica amministrazione, quindi ha cominciato ad evolversi da prima che intervenisse il decreto 626, che ha invece reso famoso, diciamo, il sistema di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro a tutti quanti. Ecco, quindi diciamo che questo cammino parte da una normativa interna e che però si arricchisce come sistema, come dicevo prima, dall'intervento dell'Unione Europea. Unione Europea che comincia nell'89 ad occuparsi, vedete la direttiva 89-391, ad occuparsi in modo sistematico della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il grande passo avanti che il decreto 626 di attuazione della direttiva comunitaria fa, in realtà la direttiva 89-391 è la prima direttiva di una serie di direttive figlie che si collocano intorno, tipo petali rispetto di un fiore, e che quindi danno l'idea di un quadro di sistema, ma non è soltanto un quadro di sistema, perché le direttive intervengono ad occuparsi di tanti rischi. Peraltro anche da qui c'erano normative già precedenti, il rumore per esempio, oppure alcuni agenti chimici nocivi, quindi diciamo che c'erano normative di settore, ma il grande passo avanti che il decreto 626 e la direttiva 89 fanno è quello di rendere un quadro programmatico la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi di individuare degli attori ben precisi, non solo il datore di lavoro che già conoscevamo dalla normativa precedente, ma anche altri attori, quindi creare una rete di distribuzioni di compiti rispetto a una rete di adempimenti programmatori e programmatici, e intorno a questo quadrato si vanno poi a collocare le discipline specifiche che si occupano di di un'analisi scientifica sul singolo fattore di rischio, quelli più tradizionali, i rischi chimici, fisici, biologici, e quindi isolando singoli fattori di rischio li analizzano, identificano la norma, i livelli, le misure e quindi il famoso confine tra lecito e illecito che tutti andiamo agognando e cercando. Ecco.
Quindi il passo avanti è quello di avere creato un sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Accanto a questo poi l'avere previsto delle sanzioni di tipo penale o da illecito amministrativo a carico di queste figure che sono persone fisiche che svolgono volta a volta i vari ruoli non è certamente una novità, perché il sistema di attribuzione valorizzazione di un dovere, di un obbligo giuridico attribuendo adesso una determinata sanzione fino alla sanzione massima dell'ordinamento che è quella penale non è certamente una novità, soprattutto laddove il bene della vita protetto è un bene importante nella scala costituzionale dei diritti delle persone. La salute è sicuramente, adesso non vorrei fare una gerarchia impropria, ma è sicuramente il bene più importante. Forse un centimetro sotto ci sta l'istruzione, ma forse la salute sta un centimetro sopra. Quindi diciamo che il bene della vita è un bene importante, tale da giustificare molto spesso l'attribuzione della sanzione massima a un dovere apicale, un dovere importante, un dovere molto strumentalmente collegato alla tutela di quel bene, quindi da comportare la tutela, da giustificare la sanzione massima che è la sanzione penale. La disciplina comunitaria interviene consapevole, e questo è un sistema tipico degli interventi dell'Unione Europea in materia di salute, consapevole del fatto che va ad inserirsi in ordinamenti variegati, ma a vario livello di avanzamento rispetto alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, e quindi prevede gli obiettivi contenuti nelle direttive come obiettivi minimi e non come non danti la possibilità al singolo Stato membro che sia più avanti, non più avanti globalmente, più avanti anche settorialmente, di tornare indietro con il livello di protezione. Detto in altre parole, l'ordinamento comunitario interviene sempre in questa materia dando dei livelli minimi di protezione, che quindi vanno a ridurre un'eventuale protezione maggiore che sia in essere per quel rischio o in generale nell'assetto complessivo della sicurezza in quello Stato membro, ed anzi tendono ad incentivare un avanzamento rispetto all'obiettivo minimo posto dalla normativa comunitaria. Lo Stato italiano adegua la direttiva comunitaria, l'abbiamo visto, con il decreto 626. E già comincia a fare un po' male i compiti a casa, nel senso che la direttiva comunitaria aveva una visione pan rischio, vale a dire che la direttiva prevedeva che gli Stati membri si sarebbero dovuti dare carico di occuparsi, in funzione di prevenzione, di tutti i rischi, e dico tutti i rischi, perché il lessico della direttiva era chiarissimo, tutti i rischi, che la salute sui luoghi di lavoro poteva rischiare, rischi potenziali attentati per la salute sui luoghi di lavoro. Ora, questo richiamo alla parola tutti mette in evidenza una distinzione che il settore evidenzia, ed è quella tra rischi normati e rischi non normati, intendendosi per rischi normati quei rischi che hanno da qualche parte in una disciplina, quale che ne sia la fonte, legislativo o non, ma vincolante, il famoso metro di misura, quindi una norma, appunto, una norma intesa in senso di disciplina giuridica che identifica il rischio, lo pesa e poi ne dà la misura, creando quindi un contenuto preciso ad un obbligo di prevenzione di carattere generale. Io devo prevenire quali rischi? Allora, intanto incominciamo col complemento oggetto e poi dopo il complemento oggetto incominciamo con la descrizione, quindi ci mettiamo degli avverbi, degli aggettivi che lo quantifichino questo rischio, e poi troviamo anche degli strumenti che lo misurino. Questo vuol dire rischio normato. Bene, però ci sono molti rischi che normati non sono, ma che magari lo stanno per diventare, perché questa è la perenne rincorsa del diritto rispetto alla scienza. È normale che sia così, ci sono tantissimi settori dove è così. È evidente che ciò che tocca la salute è ben predisposto, perché ha dietro la medicina e quindi ha la ricerca medica dietro.
E quindi moltissimi rischi sono come gli stati candidati ad entrare nell'Unione Europea, sono quasi già lì nella canna di fucile, pronti per essere sparati, ma non lo sono. Altri ancora non li abbiamo neanche pensati. Se parliamo del rischio di amianto, forse 70 anni fa non pensavamo che l'amianto potesse essere nocivo. Dico una cosa, spero di non aver detto male, 70 anni parlando di amianto. Ma insomma, diciamo che la scienza va avanti e il diritto la rincorre. Quindi questa cosa del tutti, con il normato o il non normato, rischiava di ampliare enormemente e in un modo forse non troppo compatibile con il principio di certezza del diritto, che è anche un principio che ci porta ad avere, a volere, a pretendere certezza nel confine tra lecito e illecito, bene, noi ce lo siamo dimenticato. Quindi nella traduzione del decreto legislativo 626 la parola tutti scompare. La Corte di Giustizia ci richiama all'attenzione, in realtà avevamo fatto anche un errore ben più grave, che era stato quello di non declinare i requisiti studio sostanzialmente, i requisiti di capacità, l'adeguatezza professionale dell'RSPP, altra grande figura, anzi il tecnico della sicurezza è solo l'RSPP nella disciplina, nel setting comunitario, per cui queste due cose ci vengono ricordate dalla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ci impone di metterci in pari, per cui la parola tutti viene ricompresa e vengono declinati i requisiti dell'RSPP. Il lungo cammino dell'Unione Europea va avanti, a proposito appunto dei rischi normati, e si comincia ad identificare un sistema, sempre a corollario, che va a disciplinare aspetti dell'organizzazione del lavoro diversi appunto dai classici rischi fisici, chimici e biologici, quindi rischi proprio da organizzazione del lavoro, e quindi comincia ad occhieggiare nell'ordinamento comunitario la parola stress lavoro correlato, quindi la parola un'unione tra l'organizzazione del lavoro e la salute del lavoratore. E poi un'altra filiera di indagine comunitaria e di intervento comunitario sulla violenza e sulle discriminazioni. Quindi discriminazione rispetto a cosa? Rispetto all'età, rispetto al sesso, quindi al genere, rispetto alla razza, all'etnia e così via. Dove? Nell'accesso al mondo del lavoro, nell'affidamento, nella gestione del rapporto di lavoro, nella vita lavorativa, affidamento delle mansioni, promozioni, accesso alla formazione e così via. Quindi pezzi, la tangenziali rispetto al concetto di sicurezza sul luogo di lavoro, ma che l'ordinamento comunitario vede la violenza da un lato, la discriminazione dall'altro, come elementi dell'organizzazione del lavoro, cioè come patologie che nell'organizzazione del lavoro possono esserci, attecchire e creare danno alla salute. Quindi l'area di intervento comunitario e di normativa comunitaria comincia ad allargarsi. Viene costituita un'agenzia ad hoc, che è l'agenzia che vedete, l'acronimo in inglese è OSHA, che fa una serie di attività, di ricerca, di raccolta di informazioni. Vi suggerisco di andare a consultare le sintesi delle sue ricerche, dei suoi lavori, i fact sheet, che vengono pubblicati, ce ne sono una decina ogni anno, sono due pagine, mai più di due pagine, quindi al di là della nostra logorrea, due pagine, dico due, molto facili da leggere, che danno conto, certamente in funzione divulgativa, però di ciò che si sta muovendo in pentola. Ora devo andare molto velocemente, abbiamo un altro intervento attuativo ancora una volta del nostro vecchio testo unico che riguarda le malattie professionali, è uno strumento di lavoro per i medici dell'INAIL, per l'INAIL, e quindi è un contesto molto specifico, non è un contesto di risarcimento danni a carico del datore di lavoro, però fa capolino la frase costrittività organizzative. Costrittività organizzative che l'INAIL aveva osato introdurre in una circolare, di valenza più ampia rispetto a questo decreto, e che il TAR del Lazio ha annullato su ricorso di una serie di associazioni di imprenditori. Si comincia in questo decreto a mettere in relazione alcune condotte con alcune patologie. Sono patologie di stress, ma stress come
veicolo per il disagio massimo, può essere, possono essere le patologie cardiovascolari. Però alcune lavorazioni, alcune attività che sono nell'ambiente di lavoro sono messe in nesso causale con queste patologie sotto l'etichetta costrittività organizzative. Quindi, come dire, è un contesto particolare, è un contesto speciale, però anche qui abbiamo un insieme di condotte che, insomma, positive non sono se sono messe in relazione con le patologie che abbiamo visto. Interviene poi nello stesso 2004 la direttiva cosiddetta benessere organizzativo, una direttiva che si fonda su un manuale, su una ricerca dell'Università La Sapienza di Roma e che produce una serie di come dire, indirizzi, di auspici. Le direttive in realtà dovrebbero dirigere, ma in realtà è stata abbastanza, come dire, non applicata questa direttiva. Giustamente diceva la professoressa Guglielmi, prima di parlare di benessere organizzativo, sì, ne parlavamo, ma non prima del decreto 81, e quindi il decreto 81 interviene 4 anni dopo. Questa direttiva già c'era e già incanalava verso una dimensione prevenzionistica. Abbiamo le direttive discriminazione che vedete stanno in questo volger di tempo tra il 2003 e il 2005 e infine arriviamo al decreto 81. Il decreto 81 raccoglie il decreto 626 e lo va ad abrogare, introduce alcune novità, sicuramente significativa novità è la introduzione come rischio che deve essere considerato tanto da finire in una sezione del DVR, del documento di valutazione dei rischi, quindi rischio che entra normato nel dovere di controllo e prevenzione del datore di lavoro a carico di tutti i datori di lavoro. In modo correlato, scusatemi la cacofonia, con l'introduzione dei rischi stress lavoro correlato c'è una definizione giuridica di salute e questa definizione giuridica di salute fa un po' tremare i polsi perché la salute non è solo assenza di malattia ma è completo benessere fisico, mentale e sociale. Che se questo è l'outcome del sistema di prevenzione voi capite che dovremmo andare tutti chi più chi meno in galera perché qua chi mai ci riesce a creare il paese del Bengodi in ogni ufficio. Bene, quindi questo è quello che in qualche misura ha, come dire, portato il decreto 81. Stress lavoro correlato, questa è la definizione che ne dà, era anche nella diapositiva della professoressa Guglielmi, vado oltre. Ho detto rischio normato, in realtà il decreto 81 dava l'obbligo, dà la definizione di salute, dice che se ne deve occupare, però il famoso metro mancava. Qui la professoressa Guglielmi ci ha già detto cosa è successo. Questa circolare, che è la circolare del Ministero del Lavoro, che recepisce il lavoro della commissione consultiva costituita dallo stesso decreto 81 presso il Ministero del Lavoro e della Salute, ha in qualche misura creato la norma. Abbiamo detto, non è detto che debba essere la norma in una legge, in un atto legislativo, può essere una fonte purché sia vincolante e questa circolare è vincolante perché dà il setting, dà la procedura per fare la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato all'interno degli uffici, ivi incluso, come si diceva, le istituzioni scolastiche. Poi, volendo, c'è, come vi ho detto, la questione della discriminazione che prende la strada ed entra nell'ufficio. Il Comitato Unico di Garanzia, che è il prodotto della legge 183 del 2010, il collegato lavoro, che è stata in qualche misura poi esplicitata con una lunga direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si parla un sacco di volte di benessere organizzativo, a proposito della costituzione del Comitato Unico di Garanzia in cui vanno a confluire i comitati antimobbing, vedi caso, e i comitati pari opportunità. Quindi vedete discriminazione e benessere che in qualche misura si accompagnano e confluiscono nel Comitato Unico di Garanzia. Nel contesto dell'organizzazione scolastica il Comitato Unico di Garanzia, la cui mancata costituzione è di rilievo disciplinare per il dirigente che ne abbia competenza, è costituito presso gli uffici scolastici regionali.
Ecco, riprendiamo, prendendolo anche dal decreto ministeriale del 2004 sul concetto di costruttività organizzativa, quelli che sono considerati i comportamenti atipici nel senso che non corrispondono ad alcune disposizioni di legge facenti parte a diritti del lavoratore e che però sono nell'insieme emblematici, sono sintomatici di un'organizzazione non buona, di un'organizzazione che può produrre danno. E ricorreranno queste cose. Rispetto a questi comportamenti atipici ci sono dei fattori di rischio che sono, come dire, anch'essi da considerare, sono sempre i soliti questi che abbiamo visto più volte. Bene, dopo aver fatto questa carrellata di norme, bisogna sempre partire dall'ordinamento legislativo, vediamo come entra questo ordinamento legislativo nelle aule di giustizia. Sono le cause che dicevo prima, cioè le cause dove il lavoratore che chiede al suo datore di lavoro il risarcimento del danno per una lesione alla salute che lui assuma essergli derivata a causa del cattivo ambiente lavorativo. Quindi il bene della vita leso è la salute fisica, la salute psichica e il ricorrente che cosa fa? Comincia una lunga serie di contumelie che inanella comportamenti e condotte molto lunghe il più delle volte. I ricorsi di mobbing tendono ad essere dei mappazzini di questo genere. Perché, come vi ho detto, essendo che questi danni che si assumono correlati all'ambiente di lavoro non hanno mai un atto, un danno, ma hanno tanti atti, un danno, quindi la condotta, diciamo la condotta al singolare, ma in realtà sono tante azioni che possono ripetersi tipologicamente, ma spesso sono variegate nella loro tipologia fenomenica. E come appunto abbiamo detto, siccome ci vuole, perché lo vedremo fra un attimo, uno o due atti non fanno mobbing, ci vuole un certo periodo di tempo che è il contenitore della reiterazione delle condotte che nell'insieme ledono la salute. Quindi alla fine si racconta la storia professionale della persona ricorrente che l'impressione dell'avvocato difensore dell'amministrazione è di un grande sbilanciamento di forza, nel senso che il ricorrente sembra come avere tenuto conto, prova, documentazione, testi e pezzi di carta, a cominciare dall'inizio. E tu ti trovi, ma porca loca, ma questo qui da quant'è che sta pensando di farci causa? Ecco, l'impressione è questa, ma io ho chiaramente una deformazione professionale perché mi trovo a difendere l'amministrazione, non sono mai dall'altra parte, quindi vedo questi aspetti. Quindi, appunto, fenomeno reale o mobbing. Adesso qui, prima di farvi una carrellata di sentenze, la più parte di merito, posso anche dire che c'è stata una picca nell'introito delle cause di mobbing, cioè nel numero di ricorsi notificati. Una picca che ora è in calando. Questa picca, direi, ha avuto il suo apice fino a 4-5 anni fa e ora è un po' calante. Se devo fare una mia statistica, molte cause di mobbing riguardano la scuola, però bisogna tenere conto del fatto che la scuola è un ambiente di lavoro popoloso, quindi è un problema di numeri. Se devo fare la mia statistica personale, ne ho persa una in primo grado che ho vinto in corte d'appello, tutte le altre le abbiamo vinte. Ma le abbiamo vinte forse non perché sia bravo il difensore. Sono cause difficili perché sono fastidiose per tutti. Io ho scritto focalizzando il disagio che la causa di mobbing crea, ma disagio vero, adesso fuori dagli scherzi, disagio reale, perché tutti sono coinvolti. Il dirigente si sente messo sulla graticola, i colleghi sono testimoni, la persona sta male, perché comunque sta male generalmente la persona, il problema è il nesso causale magari. Spesso la persona ha un disagio o forse una malattia, ecco, però magari non è imputabile all'ambiente di lavoro, ma finché dura la causa e quindi per un periodo variabile alla durata del processo, beh, insomma, le persone non stanno benissimo perché continuano a vedersi tutti i santi giorni. Quindi
le cause di mobbing non sono mai indolori per nessuno, il solo fatto che ci sia una causa di mobbing. Ecco, però ritornando alla statistica, è una statistica molto positiva per il datore di lavoro pubblico, poi non mi avventuro oltre perché dovrei avere dei dati che non ho raccolto. Per quello dicevo fenomeno di moda o vera realtà, ecco, perché se dobbiamo dare credito alla realtà processuale, beh, in tutti questi casi mobbing non c'era un disagio lavorativo connesso alla, c'era un disagio ma non connesso al lavoro. La clausola di responsabilità è una clausola risarcitoria, è una fonte di responsabilità contrattuale quella che si fa valere in giudizio, rispetto al quale il datore di lavoro deve provare, e qui arriviamo al valore della prevenzione e quindi del rispetto della normativa prevenzionistica, deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire che quel danno avesse a verificarsi. Il giudizio è un giudizio di probabilità ex ante, non è un giudizio ex post, cioè non è un post hoc ergo propter hoc, perché sarebbe una forma di responsabilità totalmente oggettiva, senza prova contraria, e l'ordinamento non vuole questo. Quindi la prova che il datore di lavoro deve dare è di avere adottato le misure che la scienza e la norma imponevano di adottare per evitare che quella tipologia di danni avesse a verificarsi. Poi in realtà questo non basta, perché hai la necessità di andare puntualmente a rincorrere i lunghi episodi, il lungo volume che costituisce il ricorso, a ricostruire gli eventi, a sollecitare la memoria dei presenti e degli assenti, a recuperare documenti, eccetera, eccetera, per contrastare l'allegazione fattuale che il ricorrente ha fatto. Ecco perché dicevo che sono cause fastidiose anche dal punto di vista del difensore, non solo della ricaduta. Queste sono tutte norme. Ecco, dentro le cause di disagio nell'ambiente lavorativo confluiscono una serie di condotte che hanno una loro disciplina specifica che stabilisce cosa è lecito e che cosa non è lecito. Per esempio il demansionamento, un trasferimento che si assume illegittimo, un licenziamento che si assume illegittimo, una sanzione disciplinare conservativa illegittima, delle molestie, abbiamo la definizione di molestia nelle famose decreti legislativi sulla discriminazione, appunto atti discriminatori, ingiuria, diffamazione, sono anche reati e così via. Quindi queste sono condotte dove la condotta è normata e la norma distingue ciò che è lecito da ciò che non è lecito. Però in realtà il mobbing sorge esattamente per rendere illecito non il singolo comportamento, non darebbe alcun valore aggiunto se fosse così, ma un insieme di condotte anche lecite, quindi che non fanno parte di quella capitolazione che abbiamo visto altrimenti normata, ma che nell'insieme producono un risultato dannoso per la salute. È una sorta di legal framework, sì, normalmente si dice che il mobbing è una cornice legale dentro cui vanno a confluire sistematicamente questi aspetti. La giurisprudenza ha dato la definizione di mobbing, quindi non abbiamo una definizione legislativa, ma la Corte di Cassazione, con una ormai inveterato orientamento, ci dà la definizione di mobbing in questo modo, focalizzando l'attenzione su questi elementi condizionanti. Quindi una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio che si reiterino in modo prolungato, ma nessuna norma mi dice quanto prolungato, un evento lesivo, un nesso causale e infine un elemento soggettivo. La distribuzione dell'onere della prova, su cui lungamente la Cassazione ha dissertato e anche lì è arrivata ad approdi sicuri, per quanto poi la Cassazione possa anche cambiare idea nel corso del tempo, comunque diciamo che al momento non ce n'è traccia, prevede che il, guardate quante sentenze che dicono questa cosa qua, quindi e poi puntini perché è solo una sintesi, ecco, prevede che il datore di lavoro debba provare la non intenzionalità di questa situazione di danno che comunque ammettiamo esserci, essere presente ed essere documentata.
deve provare, quindi deve provare la non intenzionalità, mentre il lavoratore deve provare i fatti. Il famoso volumetto serve perché il lavoratore allega, cioè ci racconta degli eventi e poi cerca di provare quegli eventi. Come ho detto prima, il datore di lavoro deve provare a dire che non è vero, quelle cose non sono successe, o sono successe in un modo diverso, o sì, sono vere, sono davvero successe, ma perché, dando una spiegazione. Ora capiamo meglio, scorrendo, e poi ho quasi finito, questa carrellata di giurisprudenza. Dice un sacco di volte, ci sono molte sentenze, il solo conflitto non è mobbing. È chiaro che queste sono massime. Quando poi tu vai a vedere quali erano i fatti raccontati, per cui il giudice ha potuto dire, ma questo era un conflitto normale, perché in diritto cosa distingue il conflitto fisiologico dal conflitto patologico? Ritorniamo ad avere bisogno del metro, come dicevamo prima. Allora forse in questo ambito avere ora, ma l'abbiamo dalla fine del 2010, da quando cioè è scattato l'obbligo di valutare lo stress lavoro correlato e sono intervenute le linee guida che ci dicono come farlo, allora forse provare, documentare in giudizio quella parte di DVR che mi dice, ma io ho fatto quello che mi diceva la commissione, io ho guardato gli indici sentinella, tutto era basso, quindi non ho fatto la valutazione, quella successiva, quella che si deve fare solo se non ho superato la prima prova. L'appello lo faccio solo se perdo in primo grado, ma qui ho vinto in primo grado, allora io sono a posto, il conflitto è un conflitto fisiologico, la gente litiga, che ci posso fare io se la gente litiga? Ecco, ma non è un litigio dannoso, non è un litigio che fa parte di un disegno persecutorio e così via. E ci sono tantissime sentenze che concludono dicendo il solo conflitto non è mobbing, ce ne sono anche del giudice ordinario, non solo del Consiglio di Stato. Tutte queste che sto citando sono sentenze che hanno a che fare con la scuola. Altre sentenze, un solo atto non è mobbing, occorre che ci siano tanti atti, ma quanti? Non c'è un numero. Per quanto tempo? Non c'è un numero di giorni o di mesi. Ecco, se c'è una spiegazione alternativa non è mobbing, e questa è una clausola di difesa frequentissima, mi capita spessissimo di usarla. Se per esempio l'attore mi dice io ho avuto il sistema operativo più vecchio, il computer più vecchio, e io dico mi dite quanti computer abbiamo, tutti vecchi, benissimo, allora spesso l'allegazione è un'allegazione di disparità di trattamento, di discriminazione. Io sono stato trattato peggio di altri, questo è l'implicito, talvolta molto sottinteso, e allora il datore di lavoro deve provare che non è vero, che tutti gli altri erano stati trattati uguali. Ecco la ragionevole spiegazione alternativa. Ho fatto un esempio, ma ce ne possono essere tantissimi altri dove c'è una ragionevole spiegazione alternativa. Non ho più dato ho cambiato i criteri per l'assegnazione delle funzioni strumentali. Perché li abbiamo cambiati? Andiamo a spiegare perché li abbiamo cambiati, non per non darlo proprio a quella che sapevamo che non aveva quel titolo, abbiamo messo proprio quel titolo. Ecco, perché magari quel titolo era diventato necessario, perché abbiamo cambiato l'offerta formativa, abbiamo cambiato l'utenza, ci siamo uniti. Non so, 100.000 motivi possono esserci, come dire, ostensibili, leciti e così via. Quindi la ragionevole spiegazione alternativa è spesso la chiave di volta di queste cause. Ecco, ma al di là di tutto questo, se non c'è potenzialità lesiva. E qui nuovamente ritorna, come ho detto prima, è il discorso della volontà espulsiva, della volontà cattiva, ritorna al discorso della prova dell'aver effettuato la prevenzione. Tanto più la prevenzione sarà stata effettuata in di più rispetto al livello minimo, quindi al mero rispetto della circolare, tanto più riusciremo ad avere, posso anche dire quasi solo attraverso la prova della prevenzione, una prevenzione ovviamente che mi abbia dato rischio esito positivo, riuscirò ad avere una prova assolutoria in queste cause. Appunto, quindi era esattamente, adesso le tappe della prevenzione ve lo lascio, quindi sfruttando gli elementi che abbiamo, che sono elementi della normativa che abbiamo individuato, sapendo qual è l'orientamento giurisdizionale circa il danno da salute nei luoghi di lavoro, ed evitando
che quando capitasse una causa, il dirigente scolastico dica no, no, ma proprio io che ho fatto questo, io che ho fatto quello, io che ho fatto quell'altro, e non è stato capito questo, che può anche essere verissimo che non sia stato capito, e tutti gli altri di dire ma guarda cosa mi sta capitando, quindi evitando di piangersi addosso, in sintesi, assolvendo l'obbligo, forse si potrebbe dire che facendo prevenzione vinceremmo un giudizio, ma se ci sarà un giudizio. Grazie.